In casa Pescara è ufficiale il ritorno del centrocampista dell'Inter Andrea Palazzi. Torna in prestito con diritto di riscatto, ma con controriscatto da parte dell'Inter, che quindi continuerà ad avere anche in futuro il controllo sul ragazzo. Una nuova opportunità per il centrocampista, che nella sua prima esperienza in bianco-azzurro è stato particolarmente sfortunato. Qualche problema fisico all'inizio della stagione, prima della lesione del legamento crociato durante Spezia-Pescara dello scorso novembre, partita terminata 4-0. Altro arrivo per il Delfino è quello di Mirko Antonucci, giovane della primavera della Roma. La formula anche per questo giocatore è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società giallorossa, che lo ha già fatto debuttare in campionato ed anche in Champions League. Antonucci inizierà lunedì la preparazione agli ordini di Eusebio Di Francesco, ma l'accordo col Pescara è ormai ad un passo e il giovane attaccante è pronto per mettersi a disposizione dell'allenatore biancoazzurro Beppe Pillon. Davanti però serve anche una prima punta dopo l'addio di Pettinari. Ma le trattative non sono affatto semplici. Melchiorri è un obiettivo concreto, ma è complicato riportarlo in bianco-azzurro, soprattutto considerando le richieste molto alte del Cagliari. Discorso più semplice per Gaetano Monachello, che il direttore sportivo Luca Leone conosce bene, vorrebbe riportare in Abruzzo dopo l'esperienza alla Virtus Lanciano. Leone vorrebbe mettere in piedi un colpo doppio con l'Atalanta, proprietaria del cartellino di Monachello, strappando la conferma di Capone, ma non sarà facile. Le alternative a Melchiorri e Monachello potrebbero essere Petkovic o Arrighini, ma sono piste più defilate, almeno al momento.